Questo è stato un luogo di giovani e resta un luogo di giovani, diventerà un luogo di cultura, di formazione, di giovani che costruiscono il loro futuro e siccome costruiscono il loro futuro sono il grande patrimonio del paese. Un po' imbarazzante per chi magari arriva da fuori Padova a vedere queste aree che fanno parte comunque del nucleo cittadino, non diciamo abbandonate a loro stesse, ma quasi fatiscenti. No, non sono fatiscenti, se le guardate sono state mantenute in ottime condizioni. Certamente sono sottoutilizzate e devo dire che sono grato, sinceramente grato al Ministero della Difesa e alle istituzioni territoriali perché si sono fatti carico del tema, del fatto che le opere sono utilizzate meno di quello che dovrebbero e quindi gli diamo una nuova funzione di beneficio per la comunità. Questo è lo sforzo di chi serve la nazione e guarda il futuro. Un bando di concorso rivoluzionario, perché? Un bando di concorso che vuole sollecitare le idee migliori nei tempi rigorosi di un bando pubblico, ma che cerca in primis le competenze migliori, quindi nasce con la selezione dei curricula di grandi proponenti ai quali diamo i requisiti, quello che ci aspettiamo, e ci aspettiamo che su questo mettano creatività, fantasia, impegno, perché questo luogo che è già bello se lo guardate diventa un luogo ancora più bello, un luogo aperto alla città, un luogo aperto ai nostri studenti che lo devono vivere entrando e guardando non solo la funzione, che ovviamente è molto importante, ma anche la bellezza. Massimo rendimento col minimo sforzo, anche perché la spesa sarà proprio risicatissima, quasi zero. Spesa quasi zero, no, è un grande impegno economico per il nostro Ateneo, ma un impegno che si ripaga, perché noi investiamo per costruire una struttura di grande funzionalità, quindi che dia servizi ai nostri studenti, ma che nel contempo ci permette di limitare spese, perché noi, entrando alla caserma Piave, dismettiamo degli affitti di edifici plurimi distribuiti che garantiscono minore efficienza perché la logistica è molto complicata. Adesso invece compattiamo in una struttura molto bella e alla fine, come diceva lei, non è che non c'è l'investimento, ma l'investimento si ripaga completamente. Questo progetto di Piave Futura, quello che realizzeremo dentro la caserma, si configura come un progetto molto importante innanzitutto da un punto di vista culturale. Noi qui realizzeremo un campus che va a concentrare tutto quello che si fa nell'ambito delle scienze sociali ed economiche e quindi chiaramente questa concentrazione anche da un punto di vista culturale crea innovazione, crea un ambiente molto fertile, dinamico, attivo e interessante per gli studenti. Poi naturalmente è un progetto che da un punto di vista architettonico sarà molto interessante, da un punto di vista della città andrà a riaprire alla città uno spazio valorizzandolo e rendendolo aperto e permeabile dopo secoli di chiusura in cui appunto le mura della caserma non consentivano l'accesso ai cittadini, alla città di Padova. E quindi direi che è un progetto importantissimo da tutti i punti di vista e nel quale poi naturalmente sperimenteremo tutto ciò che possiamo individuare per aspetti di mobilità, sostenibilità, accessibilità e quindi ci sarà una grande cura anche tutti gli aspetti tecnici e non solo tecnici che andranno a configurare il progetto. Altro aspetto molto importante del progetto è quello naturalmente di tipo logistico. Come sappiamo l'università rappresenta un campus diffuso all'interno della città di Padova, è da un po' di anni però che stiamo lavorando per cercare di realizzare delle concentrazioni che da un punto di vista logistico ovviamente ottimizzano gli spostamenti, ottimizzano la fruizione degli spazi e i percorsi all'interno della città. E questo sarà uno di quegli esempi in cui anziché operare in tantissimi punti diversi, parcellizzati e anche come dire frazionati e piccoli all'interno della città, cerchiamo di realizzare una concentrazione all'interno di uno spazio importante che da un punto di vista dell'efficienza ovviamente migliora molto le performance. Una zona importante di Padova che Padova riacquista e riacquista nella maniera migliore, cioè i giovani. So che saranno 4.000 ragazzi, 4.000 studenti, vuol dire cambiare la zona in maniera radicale, vuol dire
fa sì che riviva una parte della città, vuol dire che anche tutta la parte commerciale di questa città prende vita. Francamente sono contento sotto tanti aspetti, anche perché il rettore, il mio magnifico rettore, ha detto che sarà una caserma passante, per cui si vedranno da lato a lato, non sarà chiusa all'università, sarà della città. È una cosa molto importante. L'amministrazione comunale sarà sempre al fianco dell'università. Ciao. E collaborerà sempre per far sì che questo diventi un luogo veramente importante per Padova. Uno di tanti luoghi importanti. Padova è importante perché ha un'università importante. Di questo sono fondamentalmente convinto.